Questo Natale assume per noi un significato particolare, poiché arriva dopo un periodo molto complesso e delicato della vita dell'azienda, che è coinciso con una profonda crisi economica internazionale, dalla quale è ancora difficile capire come l'Europa e il nostro Paese in particolare ne potranno uscire fuori. A fronte di un contesto così poco favorevole, siamo riusciti a raggiungere un importante traguardo: il ritorno all'attivo di bilancio dopo molti anni di perdita. Tutti assieme abbiamo dimostrato di avere le competenze, le energie e la volontà per tornare a competere su mercati interni e internazionali. Ma siamo solo all'inizio. Ora ci aspetta un percorso lungo e impegnativo. Garantire a tutti noi e alle nostre famiglie un futuro di sviluppo e ai nostri azionisti una continuità di profitto. Siamo usciti da una lunga vertenza che, anche grazie al dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali, alla collaborazione con le istituzioni locali e del governo, oggi in Europa siamo il secondo produttore di acciaio pesante. Forniamo con loro soddisfazione i più grandi gruppi automobilistici e manufatturieri. Ma vogliamo fare di più. Vogliamo far diventare Acciai Speciali Terni un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale. E per questo dobbiamo cambiare pelle. Come stiamo iniziando a fare? Abbiamo definito i nuovi valori aziendali. Abbiamo aperto i cancelli alla nostra fabbrica, al territorio. Abbiamo reso trasparenti e rigorose le nostre procedure. Abbiamo messo ai primi posti del nostro impegno la sicurezza di tutti i lavoratori e la lotta alla corruzione. Ora serve un ultimo sforzo: vincere la competizione e costruire il futuro facendo nostra la propensione al cambiamento. Per l'anno fiscale appena iniziato abbiamo importanti obiettivi: ridurre ulteriormente il numero degli infortuni, anche se l'anno scorso è stato il migliore di sempre; avviare in tempo e con successo la linea 6 che abbiamo trasferito da Torino; migliorare sostanzialmente il livello di qualità dei nostri prodotti per soddisfare i clienti ed implementare la Lean Transformation, che ci permetterà di competere meglio nell'ambito degli utilizzatori finali, nostro obiettivo di riferimento. Il mercato ad oggi è buono, ma dobbiamo sempre vigilare, perché è una variabile importantissima per il nostro successo. Ad oggi ci aspettiamo di incrementare i volumi, superando con il liquido il 1 milione di tonnellate e di mantenere il livello occupazionale. Permettetemi di fare di voi e alle vostre famiglie i miei più sinceri auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo. Ci aspettano mesi impegnativi, ma sono certo che ce la faremo, perché non ci mancano le energie, l'intelligenza, la creatività e lo spirito di sacrificio necessario per vincere le sfide importanti che ci attendono. Allora, 2016 si è chiuso, come avete potuto leggere, in positivo, con un utile di 4,4 milioni dopo 8 anni di perdite. Questo ci lascia serenamente ottimisti per quanto riguarda l'anno in corso, dove abbiamo un buon carico d'ordini e pensiamo di riuscire a mantenere le stesse buone performance dell'anno precedente. Dove bisogna lavorare per migliorare l'azienda da tutti i punti di vista, anche diciamo per quanto riguarda il rendimento internazionale? Cosa bisogna fare per migliorare? Allora, per migliorare dobbiamo migliorare la qualità, aumentare i volumi, migliorare il servizio cliente, tutte cose che stiamo facendo nel percorso di cambio pelle che abbiamo intrapreso per spostarci dagli stockisti agli utilizzatori finali e per poter raggiungere mercati di nicchia, difficili da servire ma molto più redditevoli. Ingegnere, okay. Oggi grande partecipazione, ma anche quanto marketing, quanto è importante? Allora, grande partecipazione, ad oggi ci risulta che ci saranno 3.500 dei nostri dipendenti e amici che verranno a visitare la fabbrica.
Diciamo che l'importante non è quello di far vedere quanto bravi siamo, ma di dare un segnale di apertura al territorio di quanto sono importanti le risorse umane per noi. Ecco, prima ha fatto visita ai lavori, no, durante Astori. Che cosa ne deduce da quei lavori, da quegli elaborati? Ma deduco che 1800 persone si sono impegnati a creare un'opera d'arte unica. Abbiamo 120 dipinti che ovviamente contemplano diverse tipologie, però in tutti si vede l'orgoglio di appartenere alla CEI Speciali Terni e una visione positiva del futuro. Ingegner Burelli, per lei si conclude il primo anno da amministratore delegato di AS. Faccio una domanda che ne contiene due in realtà. Di cosa va più soddisfatto di questo primo anno ternano, e invece se c'è qualcosa che, come dire, si attendeva un risultato migliore? Allora, una cosa di cui vado molto soddisfatto e che mi ha piacevolmente sorpreso è la qualità e la competenza delle persone. Veramente ho trovato quella che io avevo letto essere l'Università dell'Acciaio, essere effettivamente l'Università dell'Acciaio, e quindi questo mi lascia molto positivo per il futuro. Per quanto riguarda le opportunità, la vicinanza al cliente e quanto il cliente è sentito all'interno dell'azienda sono sicuramente dei punti su cui dobbiamo lavorare. Grazie mille.